One, two, three. We're gonna get better with that. Ha detto che miglioreremo con questo esercizio. It's something we use to open and close the sessions. È una cosa che utilizziamo per aprire e chiudere le sessioni. It's just sort of an indication that you're sort of entering into a space where you're focusing on doing a certain activity. We're going to be learning, we're going to be going through information. It's just a way of being able to shock yourself into attention. È un modo per iniziare appunto l'attività, per capire che stiamo entrando in una fase in cui dobbiamo prestare attenzione, saremo scioccati da alcune cose, quindi è un modo per iniziare. It's a dirty trick, really. È un trucchetto, in realtà, è un trucchetto sporco. So, it's okay. Va bene così. Ciao, buongiorno, my name is Ramis Kent. Buongiorno, il mio nome è Ramis Kent. And I will be your tour guide for the next few days. E vi farò da guida per i prossimi giorni. We'll be covering a number of topics as laid out in the curriculum I believe you all have. Today we should be covering trees and their energy interactions, at least this morning. Quindi parleremo di alcuni punti che sono presenti nel vostro programma, in modo particolare parleremo degli alberi e dell'energia. And I believe this afternoon we'll be covering climatic factors. Mentre nel pomeriggio parleremo dei fattori climatici. They're normally done in the other order, but I'm actually happy that we're going to be covering trees first because they really are a major factor in determining climate. In genere procedo al contrario, però penso di voler iniziare dagli alberi perché sono molto importanti per la questione climatica. So from the standpoint of the logic of progression, the logical progression of material, this actually works very well. Anche perché per la progressione logica dell'argomento penso che vada meglio così, funzioni meglio così. So before I start running my mouth like a motor mouth American, I want to hear from you. Quindi prima di partire a parlare a raffica come fanno tutti gli americani, vorrei sentire un po' che cosa ne pensate voi, vorrei sentire qualcosa da voi. I'd like to hear some feedback concerning what you've covered over the last few days. So what have been some of the impressions? Vorrei avere dei feedback, delle impressioni circa quello che avete fatto negli scorsi giorni. And don't be bashful. I want to hear. Vuole sentire tutto, non siate, cioè non vi conteniate. Non abbiate problemi nel parlare. So far they've been working with two teachers, different teachers, with complementary skills. So they've talked about complementary things. Even if she's kind of stuck, but even if she knew the field, she found it very interesting, even if she already know what they've been talking about. So she found it good. È vero che la parte teorica è un po' stancante, devo stare molte ore ad ascoltare. Però sono contenta che abbiamo la possibilità di fare delle esercitazioni pratiche insieme, poi questa cosa di farlo insieme, una cosa che magari da solo sarebbe stato più faticoso, cioè rende, c'è anche l'energia del gruppo. Okay, so the theoretical part was hard to follow, but then it was followed by the practical skills, so they have done many things all together, which was easier than do it on their own. So she find it very good. Now I'm actually happy that she said that. Just to begin with, can somebody tell me, as far as they understand now,
what is permaculture? Quindi ha apprezzato quello che hai detto, però vuole sapere, qualcuno di voi mi sa dire che cos'è effettivamente la permacultura? As far as you've been able to understand right now. What... Per quanto fino ad ora siete riusciti a capire. Tutto il mondo tace. Everybody shut. Don't be bashful. I mean, I have to say this. Non vi preoccupate. I grew up in New York with a lot of Italians. Non vi preoccupate, io sono nato e cresciuto a New York con tantissimi italiani. To my recollection, none of them were bashful, quiet people. Quindi loro sono abituati a sentire anche parole non troppo gentili. Sì, andateci pesante. They're very expressive. Siete molto espressivi, non vi preoccupate. I kind of came here, you know. Met this guy. One hand, I'm sorry. So I'm really what as far as you understand now, what is permaculture to what you've been able to understand or gather? Quindi per quello che avete visto fino ad ora, che cos'è per voi la permacultura? Is the ability for us to see all the components of nature, of the elements of nature together and make them work efficiently with less effort. Going towards energies and not going against them. Progettualizzare paesaggio umano in modo che sia naturalmente bello per l'energia. So planning and designing a nature field, a nature landscape, making it beautiful and useful. Yes, natural, useful for the human. Okay, putting things like trees and plants in harmony with different schemes. There are always different schemes to follow, but to put all these elements together in harmony, to build them in harmony. Okay, so I guess the question, just to make sure that the point is cemented and understood, what is it about nature and plants and animals and all of these elements that that seem to be so useful and effective? What is it about how they are put together that is so that's so effective, that's something for us to really take note of and to utilize? What is it about how they are organized and how they do what they do? What's the advantage? Right? What advantage do they hold over what it is that we make? Quindi, qual è il vantaggio concreto, il modo che noi utilizziamo per far sì che tutti questi elementi, le piante, gli alberi, siano messi insieme e abbiano appunto un vantaggio per noi, siano utili per noi? Che cos'è che fa questo, che rende possibile questa cosa vantaggiosa? Che cosa rende vantaggioso il fatto di mettere insieme piante, alberi? What kind of the advantage? I'll give you, it has to relate to how do they accomplish the work that they do? Come raggiungete il lavoro, cioè gli obiettivi del lavoro che state svolgendo? What powers it? Che cosa lo rende appunto, lo fa avere successo?
che cosa vi fa arrivare al raggiungimento del vostro obiettivo? Mi viene una parola chiave, equilibrio. Balance? Balance is definitely a quality, but what I'm looking for is what actually makes the whole thing go. How does it accomplish dice, that sì, work? L'equilibrio è una qualità, ma effettivamente, praticamente, che cosa fa andare avanti? Che cosa fa raggiungere l'obiettivo? Planning, the use of energies. Yeah. And where does it come from? Where do the energy inputs come from? E da dove arriva l'energia? Quali sono le fonti di energia? Sun, from the high, from the above. The sun, water. And then what, moon, right? And the atmosphere, the elements that are in the atmosphere. Gli elementi dell'atmosfera. So the point that I think we should all appreciate is the reason why nature, natural systems, living systems are such an impressive ideal model to use is because of what it's able to create, given the energy that it utilizes to create it, to create those elements. Quindi la natura è proprio un modello da prendere in esempio perché utilizza questi elementi e li rende, diciamo, utili attraverso l'energia, un modello che possiamo utilizzare noi, da cui prendere spunto, e questa è la cosa importante della cosa, perché dobbiamo osservare la natura. And I think in asking about how permaculture, as far as it's understood now by the class, the reason why I want to ask that question was there are many different ways to define permaculture, but I think being able to talk about it in terms of energy is really valuable from a practical standpoint, having a practical understanding. Quindi per questo vi ha chiesto che cosa fosse la permacultura per voi, perché è l'energia la parte che conta per andare avanti, perché la permacultura può essere definita in molti modi, però il punto centrale è proprio l'energia che è alla base. So with that said, I want to maybe flesh out how the definition of permaculture as it's been explained or understood thus far in the first few days of the course. I want to give a slightly different definition that speaks to this point about energy and what actually powers the systems that we are ideally trying to put together. Mm-hmm. Quindi probabilmente adesso vi darà una definizione che è diversa da quelle che avete sentito fino ad oggi, però appunto tutta incentrata sull'energia che fa muovere il sistema. So permaculture is a design science that seeks to create arrangements that facilitate the highest possible system functionality, or the way it works, and yield for the lowest possible energy input required to both produce the system and to maintain it. Quindi, la permacultura è una scienza di progettazione che cerca di creare... Sorry, scusate. Quindi la permacultura è una scienza di progettazione che cerca di creare dei sistemi che aiutino a facilitare la funzionalità del sistema più alta, più efficiente possibile ed il raccolto attraverso l'energia, attraverso un input energetico più basso possibile, richiesto appunto per la produzione dello stesso e anche per la conservazione dello stesso. Now I have to repeat it. Oh yeah, go ahead. Quindi, la permacultura è una scienza di progettazione che cerca di creare dei sistemi che agevolino la creazione di una funzionalità di sistema più efficiente possibile e anche appunto dei raccolti più efficienti possibili, utilizzando degli input energetici più bassi possibili, necessari per produrre e conservare questo sistema.
You, I don't know if you read this. Did you read this part? No. Okay. So basically, from that standpoint, the best example that we have. Quindi. The best example that we have. L'esempio migliore che abbiamo. Are natural ecosystems. È appunto l'ecosistema naturale. Because the way that nature creates its infrastructure. Perché il modo in cui la natura crea è proprio un'infrastruttura. It doesn't produce any waste. Non produce nessun rifiuto. Everything that it produces is able to be cycled again to produce new life. Qualunque cosa che viene prodotta dalla natura non ha rifiuti, anzi viene riutilizzata nel nuovo ciclo per produrre nuova vita. Or new expressions of energy. O per produrre nuove espressioni di energia, nuove forme di energia. Either in terms of a product. Sia in termini di prodotto. Or a service. O di servizio. Right. And that is why natural systems are so important to take note of and to model the systems that we create on the functioning of nature, because it doesn't produce anything that we can characterize as being truly pollution. È proprio per questo che dobbiamo prendere come esempio i sistemi della natura e utilizzarli per creare i nostri sistemi, perché quello che invece abbiamo fatto noi fino ad ora è stato inquinare. So from that standpoint, in the design of systems, pollution is an indication of something that was missed in design. Fino ad oggi l'inquinamento è un indicatore di quello che è venuto a mancare nel sistema di progettazione, una parte mancante, una parte che è fallita. Every output in nature from one system becomes the input to another, so that again it produces new expressions of energy. It creates multiple yields, different types of yields. Nothing is wasted. Quindi niente viene consumato, niente viene trasformato in rifiuto. Ogni cosa che viene prodotta diventa l'input, la fonte per una nuova energia, per un nuovo prodotto, come un ciclo. Now can anybody, how many here remember taking physics in school? Quanti di voi hanno studiato fisica a scuola? It was another lifetime. In un'altra vita. Another lifetime. All right, does anybody remember the classic definition of energy? C'è qualcuno che according to Newtonian physics, like vi Newton's ricordate la definizione precisa di energia? Qualcuno di voi? MC. No. Well, that's the equation. It's not that complicated. It's very simple, but it's very powerful. There's something to do with work. Yeah. Okay. Has something to do with work. Energy is the ability to do work. L'energia è proprio la capacità di produrre lavoro. Right. Energy is the ability to do work. È l'abilità, la capacità di produrre lavoro. So and so this is the great dilemma of mankind. Questo è proprio il succo, diciamo, della specie umana, la parte centrale. Is how do you do the work, or how do you accomplish the work that you need in order to provide yourself with the things that you need? Quindi come praticamente che cosa fate per raggiungere quello, lo scopo che volete raggiungere, il lavoro che dovete fare, in modo pratico, come raggiungete? Right, so this is especially given sort of the point in human history that we find ourselves living in, is we are the children of industrial civilization. Infatti noi adesso siamo appunto i figli dell'industrializzazione. We are, you know,
We are products of the industrial age. Siamo il prodotto dell'età industriale. And obviously at this point in history we can see what it's produced. E adesso vediamo appunto che cosa è stato prodotto. Right. So and it's as we say in my culture, it's not all good. E come diciamo nella mia cultura, non è tutto buono, non è tutto positivo. So it's a problem that we still, for all of our technological advances, it's something that we haven't solved that problem in figuring out how do we best produce the things to facilitate our existence without destroying the place in which we live. E questo è appunto il problema, che ancora non siamo riusciti a capire come produrre le cose di cui abbiamo bisogno senza però distruggere il nostro sistema. And really this is what sort of spawned the creation of permaculture in the first place, is that there's an observation made that the systems that have been developed, especially since the onset of, you know, the Industrial Revolution, those systems have had an extremely destructive effect, and a change is necessary. So trying to figure out how to create an alternative, something that actually is much better, functionally speaking, that doesn't produce those destructive effects, that is really what spawned the creation of permaculture. Ed è proprio da questo che è partita la permacultura, dall'osservazione del sistema, di quello che è stato fatto, degli effetti negativi post rivoluzione industriale. Da lì siamo partiti per cercare di capire quali sistemi alternativi possiamo utilizzare per avere dei prodotti per noi. Ok, so from starting from that basis, I want to cover a few principles from a practical standpoint that will hopefully inform how you go about utilizing permaculture as a design system from here on out. Quindi adesso vorrebbe parlarvi di alcuni principi base per cercare di capire come appunto utilizzare la permacultura per andare avanti, per migliorare questo, per trovare dei sistemi alternativi. So there are three sort of practical design points. Quindi that ci sono tre punti principali di progettazione that basically come out of some of the design principles that you've already covered in the first few days. Che fanno parte comunque dei principi fondamentali di cui si è già parlato negli scorsi giorni. And this is, again, these are things that are based on the observations made from natural systems. E queste sono tutte cose basate sull'osservazione del sistema naturale, dei sistemi naturali. Okay, so the first point here. The systems we create, the systems we construct should last as long as possible and take least maintenance. Quindi il primo punto, i sistemi che costruiamo dovrebbero durare il più a lungo possibile e avere bisogno di poca manutenzione. Okay, and I think the reason why this is, I think, a very important point to understand is if you think about industrial infrastructure. Per esempio, se pensiamo alle infrastrutture dell'industrializzazione. A major activity that we, a lot of time is spent, a lot of energy is used in simply maintaining the system, not to make it better necessarily, it's just simply to keep it from falling apart. C'è un utilizzo dell'energia semplicemente per far sì che i sistemi già creati non crollino, per mantenere questi sistemi. So, case in point, the roads. Come per esempio le strade. Right? How much, I mean, I'm not sure if the roads are anything like, well, a lot of the U.S. or England, I'm sure there's a problem with maintaining, yeah. You know. Un po' come abbiamo negli Stati Uniti, come anche in Inghilterra, il problema della conservazione, della ristrutturazione delle strade. Right, so it's, so the if you think about how nature is able to take this principle, how this principle is exemplified in nature, it's, natural systems are regenerative by nature, by just simply by how they're constructed. Se pensiamo invece alla natura, dove questi sistemi
per come sono ristrutturati, si rigenerano da solo, da soli. It repairs itself. Si riparano da soli. Right. For comparatively speaking, very little energy input. Con relativamente parlando, un input energetico molto relativo, molto piccolo. So from that standpoint, it's a pretty ideal system to try to model what you make upon. Quindi ecco perché prendere come esempio il sistema, l'ecosistema naturale, come modello sul quale costruire i nostri sistemi. So the second point being, these systems fueled by the sun should produce not only their own needs, but the needs of the people creating or controlling them. Actually, I don't like the word control. I like manage. Mm. Thus, they are sustainable as they sustain both themselves and those who construct them. Quindi questi sistemi che appunto traggono l'energia dal sole dovrebbero produrre non soltanto per le loro necessità, ma per le necessità delle persone che le stanno creando, o qui c'è scritto controllare, ma lui preferisce gestire, le stanno gestendo. Perciò, per questo sono sostenibili, in quanto sostengono sia loro stessi che coloro che li hanno costruiti, realizzati. Right, so this, again, it's a very important point that if you think about the only input that natural systems have mainly is, again, it's sun and water, and the nutrients that are able to be basically synthesized or fixed, just pulled out of the atmosphere, mm-hmm. and then put into the ground and fed to plants. I mean, that is the process. It's photosynthesis. Go ahead. Se pensate agli elementi della natura, per esempio all'energia solare, alle sostanze nutritive dell'atmosfera, all'acqua, sono questi gli elementi base che servono per la rigenerazione, per far crescere le piante. Sono elementi semplicissimi. And that process, photosynthesis, technically speaking, is, I went to school for engineering. I'm thinking about this as an engineer. It's mind-blowing. Like, you can make all of these things that you see right here on the farm, the tree, the leaf, the plant, that all comes from light. Mm-hmm. How did that happen? Mm-hmm. Lui dice, sebbene io abbia un background da ingegnere, ho studiato da ingegnere, è sempre affascinante, scioccante pensare che per quanto noi possiamo mettere gli alberi, le piante, tutto si rifà alla luce. Cioè, questo processo attraverso la luce del sole, che tutto avviene attraverso il sole, è una cosa comunque scioccante. Com'è possibile che la natura faccia questo? And if you think about sort of human technology, everything that we've made up to this point is more or less a really bad, clumsy imitation of something that happens in nature. Se pensiamo in termini della tecnologia di oggi, quello che vediamo sono delle imitazioni non venute esattamente bene di modelli della natura. You know, like a plane is a bad imitation of a bird. Come per esempio l'aereo, che è una cattiva, diciamo, imitazione degli uccelli. Or an industrial plant is a really bad imitation of a plant. Oppure sì, uno stabilimento industriale è una cattiva imitazione di una pianta, perché comunque c'è il gioco di parole in inglese, industrial plant con plant, che plant è l'impianto industriale come pianta. So, like, thinking about it from that standpoint, it's kind of embarrassing, actually. È alquanto imbarazzante, in realtà, se pensiamo in questi termini. So it's like, so instead of trying to imitate those structures, why don't we use those structures? Instead of imitating those systems, why don't we use those systems? Quindi, invece di pensare ad imitare questi sistemi, perché non utilizzare questi sistemi? Right, and so that really, you know, gets to the heart of a lot of what we're attempting to do in utilizing permaculture as a design system, is really taking note of what it is that the living systems, the natural systems that we rely upon, what it does well
and working with it, trying to partner with it instead of trying to fight against it. Ecco, il che ci fa ritornare al fulcro proprio della permacultura, cercare di osservare per capire le cose positive che possiamo utilizzare per costruire, per lavorare verso, andando verso la natura, non contro la natura. Simply because it's much better at doing what we're attempting to do. Semplicemente perché riusciamo a fare meglio le cose per le quali appunto ci sforziamo di più. Okay. Third point. We can use energy to construct these systems, providing that in their lifetime they store or conserve more energy than we use to construct them or to maintain them. And I'll explain that as soon as it's translated. Quindi, terzo punto, possiamo utilizzare l'energia per costruire questi sistemi, perché durante la loro esistenza riescano a conservare più energia piuttosto che ad utilizzarli per costruirli o sostenerli. Allora, ripeto, possiamo utilizzare l'energia per costruire questi sistemi, dato che nella loro esistenza conservano più energia di quella che noi utilizziamo per costruirli conservarli, mantenerli. And just to clarify this point, all this means is, I think sometimes there's an association with permaculture, and somehow permaculture is sort of the enemy of technology. A volte si pensa che la permacultura sia una specie di nemico della tecnologia. And that somehow we are, in English we say technophobes, like we're afraid of technology. Noi diciamo siamo dei tecnofobi, abbiamo paura della tecnologia. And I think that's an erroneous association. It's not true. Ma in realtà è un'associazione sbagliata, non è così. And so, for example, if you look at something like a tractor, or an earth-moving machine, like a bulldozer or an excavator. Quindi, per esempio, se vediamo ad una, se pensiamo ad una macchina, ad un trattore, ad una escavatrice, they embody an enormous amount of work capacity. Utilizzano tantissima energia, hanno una capacità energetica enorme. Meaning, if you know how to use the tool, you can do lots of very useful, beneficial work with the tool. Poiché se sappiamo esattamente come utilizzare al meglio questo strumento, possiamo farlo in maniera molto vantaggiosa, fare delle cose molto utili, molto positive con esso. And I think that this is an important point to make, especially in reference to how permaculture is defined. It's a design science that is informed by an ethic. Ed è, questo mi fa ritornare proprio alla definizione di permacultura, che è una progettazione basata. Can you repeat the definition? It's a design science that è una scienza progettata, di progettazione, that is informed by an ethic. Che è comunque basata, si basa su principi etici. Right, remember the three ethics. What were the three ethics? Vi ricordate i tre punti etici? Anyone remember? Vi ricordate le tre etiche? Fair share, right? Earth care, people care, fair share. Quindi sì, la tutela della terra, dell'ambiente e dividere il surplus. And share the redundancy. Share the surplus. The surplus, yes. Now, what's important in saying that is, so the important thing here is the intent. Quindi la cosa importante qui è l'intento, l'intenzione. And using whatever tools it is that you're hoping to utilize. Qualunque sia lo strumento che stiate utilizzando, che vogliate utilizzare. So, for example, an axe. An axe can be used to cut down a tree or to chop somebody's body up. Per esempio, un'ascia può essere utilizzata per tagliare un albero, ma anche per uccidere qualcuno. The problem isn't the axe. Il problema non è l'ascia. The problem is the intent of the person that's using the tool.
Il problema è l'intenzione della persona che sta utilizzando questo strumento. If the intent is right, se l'intenzione è giusta, then the tool can be a very powerful friend. Lo strumento può essere una cosa molto potente, può avere un uso molto potente. So for example, bulldozers and excavators and graders and scrapers, earth moving equipment was originally used to clear forests. Quindi macchine come queste, le scavatrici, i bulldozer, venivano utilizzati inizialmente per pulire i campi. It's a very destructive machine. È una macchina in sé molto distruttiva. However, for some of us in doing this work, this is actually one of the most valuable tools we have available to us. Per noi questo è uno degli strumenti più utili di cui disponiamo adesso. Because you can refashion or redesign landscape. Perché possiamo ridefinire, rimodellare i nostri paesaggi. To do things like harvest water. Per fare cose come per esempio lavori per il raccolto, per i campi. And you can do it. Water harvesting. Per la raccolta d'acqua. So you can do it very quickly. In modo tale che si può fare molto più velocemente. With only a couple of people. Con soltanto due persone. Things that hundreds of years ago would have taken hundreds if not thousands of people to do. Cose che per essere realizzate anni e anni fa avrebbero avuto bisogno di molte, di migliaia di persone, centinaia di persone. So one of the points I like to make in talking about again how these types of design elements can be, these types of tools can be used in doing this work is they provide us living in this time with a technological opportunity. Quindi l'utilizzo sono importanti queste strutture perché ci danno un'opportunità tecnologica. To do an incredible amount of really good work. Per fare tantissimo lavoro utile. If you understand again what these things can provide you with. Se riusciamo a capire effettivamente che cosa, in che cosa ci possono aiutare, che cosa ci possono fornire. So for example, a tractor for instance. Tractors nowadays can be up to 200 to 300 horsepower. Horsepower. Yeah, some tractors sì, are la potenza, l'energia di un trattore è in italiano. Like 200 or 300 un cavallo? 200-300 cavalli. Okay. So that's a lot of power. Che è molto e quindi è molto potente. There used to be a unit of energy or power called a manpower. It's like from the 18th, 19th century or about. Sì, c'era nel Novecento si utilizzava questa unità di misura, diciamo. So if you think about, if you translate what a tractor can provide you with in terms of manpower, that's, you know, a 200 to 300 horsepower tractor, that's 2,400 to 3,600 people. Quindi, diciamo, corrisponde alla forza di 2,400 più o meno persone, forza lavoro. That's a lot of work capacity. If you understand how to use that, you can do an amazing amount of work, very good work, in a short period of time. Quindi, se riusciamo a capire come possono essere utilizzate queste macchine in maniera positiva, potremmo realizzare tantissime cose che prima erano impensabili di realizzare con poca gente, con poche persone. So it's a very important thing to consider. So in bringing this back to the question about understanding permaculture in terms of energy, there are a few things, some questions I want you to keep in mind. Quindi sempre per tornare al punto circa la questione dell'energia che è alla base della permacultura, vorrebbe fare delle domande, delle cose da tenere a mente. That the systems that we create require a certain amount of work to be done. Il sistema che noi stiamo creando richiede un'enorme quantità di forza, di energia. The question is, how is that work accomplished? Quindi la domanda è, come portiamo a termine questo compito? Where does the energy come from? Da dove arriva questa energia? This is a huge historical problem. Questo è un problema enorme, un problema storico. And to make it very personal. Per farlo molto personale. I'm an African American. I'm a black American. Io sono un uomo di colore, sono un afroamericano. The people I come from,
were the energy that ran America for about 400 years. Noi abbiamo rappresentato per anni, per centinaia d'anni, la forza appunto motrice dell'America. Now, that has had some very profound impacts, socially speaking, as well as, and politically speaking. Il che, da un punto di vista politico e sociale, ha avuto degli impatti molto rilevanti. In addition to the economics that go along with what was created with that labor. Per non parlare anche dei termini economici di quello che è stato raggiunto, creato attraverso quella forza lavoro. So that was a system that was designed by somebody. Quello era appunto un sistema che era stato progettato da qualcuno. So this is why this issue about what are the types of systems that we're trying to create. Ecco perché ritorno alla domanda: qual è il tipo di sistema che vogliamo realizzare? What does it produce? Che cosa vuole produrre questo sistema? This is not a small question. Non è una domanda semplice. Because it has ramifications, it has implications. Perché ha molte ramificazioni, molte implicazioni. That can go on for a very long time. Che possono andare avanti per tempo, molto tempo. Right, we're seeing that now, of course, with again being industrial man and woman, industrial human, we have a civilization that is now built upon the use of fossil fuel. Per esempio, essendo appunto i figli della rivoluzione industriale, abbiamo costruito dei sistemi sui i combustibili fossili. So obviously this we can see has very has a number of, I think, unforeseen effects and ramifications that, you know, we're having to live with. Quindi ci sono una serie di possibilità future impreviste che ancora non sono state considerate. So this is a very important matter. This is much bigger than farming in your backyard or growing vegetables. This is about how do we create the systems that we're going to rely upon in order to live in the world without destroying it or destroying other people. Quindi questa è una questione molto importante che va al di là della semplice attività di giardinaggio nel nostro cortile. Cosa possiamo fare? Un sistema che sia efficiente e utile senza distruggere il nostro mondo. This is what gave birth to permaculture. Ed è per questo che è nata la permacultura. Right. So, questions to think about. What kind of work is worth doing? Quindi queste domande dobbiamo tenere a mente. Che tipo di lavoro vale la pena fare? What resources are required to perform this work? Quali risorse sono necessarie per attuare questo lavoro? And what is necessary to gain access to the resources which will allow for this work to be performed? E cos'è necessario? Cioè, a cosa dobbiamo avere accesso? What is necessary to gain access to the... Cosa dobbiamo fare per avere accesso a queste risorse che ci permetteranno di realizzare questo lavoro? Everything. These questions should be something that stay at the back of your mind when designing. Sono domande da tenere a mente quando progettiamo, quando progetteremo. Because everything that you will design is going to require a certain amount of energy input. Perché tutto quello che progetteremo avrà bisogno di un input energetico. Okay, and I think the interesting thing about sort of judging your ability as a designer. Perché una cosa importante è anche giudicare, valutare la nostra abilità in quanto progettista. Is to what degree you are needed in order for that system to operate. E capire fino a che punto, in che misura è necessaria la mia presenza per modificare e modellare quel paesaggio. And ideally as a designer, what you are trying to do, your design goal is to design yourself out of a job. E quello che io vi dico di fare come progettisti è di progettare appunto andando oltre il lavoro stesso. Right. If you understand the elements with which you're designing, they will require your input less and less. Ovvero, se avrete utilizzato dei sistemi
Se sarete stati dei bravi progettisti, i vostri clienti avranno necessità di voi, avranno sempre meno necessità di voi. And this was probably mentioned in the first few days. If you think about the way nature produces things, for example, if you look at a forest, if you look at a jungle, a forest or a jungle that's intact, it has all of its elements, all of its pieces are there, all of the natural functionality is in place. It doesn't require any input aside from, again, what comes from the sun and water and the nutrients that are pulled from the air. It doesn't need anybody in order to produce. Perché se pensiamo alla natura, alla foresta, agli elementi di cui essa ha bisogno per andare avanti e per riprodursi, non è prevista la presenza umana, si riproduce da sola, attraverso gli elementi naturali da sola. So this is what we are hoping to replicate is we can create things, we can create the systems that we rely upon for our food, for our water, for our shelter, for the fiber that we use to make clothing, to all of those materials. We can arrange or create systems that over time require less and less and less of us in order to produce those things because we've understood how to piece those things together by design. Quindi il nostro obiettivo è qualunque sia lo scopo del sistema che vogliamo realizzare, che sia per produrre dei vestiti, per produrre acqua, per costruire una casa, dobbiamo farlo sempre pensando al fatto che piano piano quel sistema non dovrà avere bisogno della presenza umana, dell'uomo per farlo andare avanti, dovrà utilizzare elementi naturali. Now, in using this as a segue into talking about trees and their energy interactions, trees are a very major design element of nature. Se torniamo al punto, a parlare appunto degli alberi e dell'energia, l'interazione dell'energia, gli alberi sono un esempio molto chiaro, sono una forma molto importante di paesaggio. Okay, if you look at ecosystems in all their different forms, whether it be, again, a jungle, a forest, a mangrove, they're dominated by the presence of trees. La presenza degli alberi domina paesaggi diversi, le mangrovie, le foreste, è presente appunto in molti tipi di paesaggio. Because as functional elements in terms of their ability to use energy and to translate energy, they are extremely effective, very efficient, very powerful elements. Gli alberi infatti sono degli elementi molto potenti, molto funzionali, proprio perché svolgono una funzione molto importante per il sistema. They're not just pretty to look at. Non sono soltanto belli da guardare. They do very important, essential work. Fanno un lavoro molto, molto importante. They are a very powerful expression of energy. Sono una forma di espressione dell'energia molto, molto potente. So one of the things I wanted to show this morning, and I showed Ignacio this last night, was there's a cartoonist named Stuart McMillan, who's been doing these really brilliant cartoons that covers a lot of these issues. It covers a lot of these topics. Quindi vorrebbe farvi vedere questi fumetti che ha già fatto vedere Ignazio ieri notte, ieri sera, di Stuart Macmillan, in cui si toccano tutti questi punti. And I'll make sure you guys get a copy of this. This one he did called Thin Air. And this was one that he talked about just the miracle of a tree and how it's formed. And then he compares the formation of a tree to sort of, again, man-made infrastructure. Quindi è tutto basato sull'importanza degli alberi e li paragona la loro struttura alle strutture, diciamo, dei sistemi dell'uomo. Ed è intitolato Thin Air, che è aria sottile. And I think maybe what might work is if you can read this in Italian, and then you tell me when you're done, and I'll move through, and I think they'll be able to Ok, understand. quindi, silent, quindi un progetto di costruzione silente.
is building the world, sta costruendo il mondo intorno a noi. Collectively filling the gaps, colmando i vuoti e tutti insieme colmando i vuoti della terra. Aspetta, collectively filling the gaps of Earth. Quindi colmando i gap, i vuoti tutti insieme in maniera collettiva dei limiti orizzontali della terra. Non vedo niente. Maybe I'll talk you through it. No, I have problems reading with yes, with the lights. So okay. I have to move. Ah, sì. Sorry. Yeah, okay. Ah. Quindi trees engineer Michael Callum's. Quindi ci sono appunto ingegneri. È un po' complicato da dire. Ingegneri degli alberi che appunto costruiscono colonne di legno e le inviano. I would in gravity. Like it pushes up against gravity. E le porta verso l'alto, sì, a sfidare la gravità. Tonnellate infinite di massa sospese nell'aria sottile sulle nostre terre in tutti i tempi, sulle nostre teste in tutti i tempi. Ma da dove arriva appunto questa energia? Da dove che cosa utilizzano gli alberi per costruirsi, per formarsi? Actually, I want to ask, has anybody ever thought about that? Ci avete mai pensato a queste cose? Where does that come from? Da dove arriva? Da dove prendono l'energia? You just like kind of take it for granted. It's just there. Alla fine diamo per scontato la loro presenza. But where did it come from? Ma da dove arriva la loro energia? So then, questa domanda è stata fatta dal chimico belga Jean-Baptiste von Helmont nel 1600. Mentre realizzava uno dei primi esperimenti biologici, von Helmont pesò attentamente 200 libbre, 90 chili di terra secca e li ha messi e li ha pesati. Li ha messi nel vaso. And into a pot. Yes, e li ha messi in un vaso. Von Helmont ha poi piantato 5 libbre di del salice, dovrebbe essere willow shot, sì. And left it to grow, e l'ha lasciati a crescere innaffiando la pianta quando necessario. Dopo 5 anni Van Helmont ha estratto, diciamo, la pianta dal vaso e l'ha piantata nel suolo. Oh, sorry. Ah, shook up the soil. Ah, elimina, sì, ha tolto le tracce di suolo. Quindi la pianta che prima pesava 5 libbre, adesso era un albero che pesava 169 libbre, 76 kg e mezzo. Van Helmont poi ha asciugato e pesato il suolo rimanente. Quindi si erano persi 164 libbre di materia che adesso formavano l'albero, il salice appunto. No, la terra aveva soltanto perso 2 once, cioè 56 grammi di massa. In 5 anni il salice had burgeoned inside, but where had its mass come? Si era, diciamo, allargato in dimensione, ma da dove era derivata appunto quella massa? Come aveva fatto la pianta a crescere in questo modo? Where did it come from? Da dove arriva appunto? Come si è formato? Centinaia di anni di esperimenti scientifici hanno dato una risposta sorprendente. L'albero è fatto essenzialmente di aria. Quindi, elevandosi in alto in the breeze, nell'aria, i tronchi degli alberi sono fatti della stessa sostanza
della stessa materia che passa attraverso, che soffia attraverso le loro foglie. Un processo, diciamo, sorprendente che ha creato, che crea la struttura e la massa da poco più di un soffio d'aria, quindi è l'aria che ha consentito la creazione dell'albero. No, yeah, to go so back. actually, yeah, just go back for a moment. Now, one of the things that, again, I think this, for me, this is reading about these things from an engineering standpoint, from a design standpoint, from a technical standpoint, this is so completely mind-boggling, like how this happens. Ovviamente, essendo io un ingegnere, leggere questi esempi, parlare in questi termini, è abbastanza, cioè è complesso, è difficile, è strano. That I think I wanted to highlight the point made here about the fact that trees and plants, like the manner in which they're able to form matter out of air, seemingly. The one element that hasn't been mentioned here, and we'll definitely cover this. Did you guys do soils, right? Avete fatto ieri, no. You cover it, we'll go over this when we do soils. Is the degree to which soil is very critical to this process. Quindi un punto mancante da questa lettura è appunto l'importanza del suolo per la crescita, in questo senso, di cui vi parlerà in maniera più approfondita. Quindi l'importanza del suolo. So I don't know if you read this here, but it's saying no. That the percentage analysis of wood by weight. Quindi qua vi parla delle percentuali di legno per peso. Okay, so it says that it's mainly built out of carbon. Quindi è formato da carbonio. Yeah, it can be a little bigger. Maybe, you know what I'll try to do?